Fiori, alberi, lampadari, fino al 19 gennaio Salerno accende le sue luci d'artista. Un percorso di luci, colori e atmosfere che richiama milioni di visitatori da tutta Italia, inaugurato alla presenza anche del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e del regista Pappi Corsicato, che ha realizzato un documentario cortometraggio sulla città di Salerno. Come di consueto, la passeggiata tra le installazioni ha consentito, strada facendo, di illuminare il percorso fino alla tappa finale in piazza Flavio Gioia, con il governatore che a faccia in su, in compagnia anche del primogenito Piero, ha ammirato con soddisfazione il risultato finale, senza dimenticare di evidenziare le difficoltà con cui si è arrivata a questa edizione. Ritardi legati al cattivo tempo e al contenzioso giudiziario che ha visto la IREN aggiudicarsi definitivamente l'appalto dopo un anno con la francese Blanchard. Ma, messo alle spalle il passato, il presidente della regione è orientato al futuro. Questo è l'ultimo anno senza Piazza della Libertà, e con il nuovo fronte del mare Salerno sarà la nuova Monte Carlo. Come sempre avremo qui, questo valutiamo, circa 2 milioni di visitatori da qui a fine gennaio. Questo significa aver creato un'intera economia, perché avremo davvero il tutto esaurito in città. Dobbiamo essere ovviamente all'altezza di questa sfida, far crescere sempre di più la cultura dell'accoglienza, proporre una città bella, attraente, affascinante, ma anche ordinata, sicura, pulita. Cioè, dobbiamo sentirci pienamente impegnati in questo evento che è diventato straordinario. Quest'anno abbiamo goduto anche di una presenza di Pappi Corsicato, che ha prodotto un video promozionale della nostra città già da qualche mese. Siamo veramente molto soddisfatti, quindi ci aspettiamo tanta gente da tutta la regione, da Napoli, dai comuni vicini. Sarà veramente un bel evento. Presidente, l'anno prossimo le luci anche a Piazza della Libertà? E credo proprio di sì, dopo anni e anni di, diciamo, di impegno, via, arriveremo a realizzare questa splendida piazza sul mare, avremo parcheggi interrati, ma avremo soprattutto un altro grande attrattore turistico. Poi, appena completiamo il rifacimento del litorale, avremo 7 km di spiaggia davanti al lungomare, una spiaggia di 100 metri di profondità, protetta da scogliere soffolte. Davvero, allora ci sarà la svolta definitiva nell'economia e nel destino turistico della città.